E adesso bisogna avere tutta la calma e l'esperienza del caso. È il momento più importante e decisivo, quello dei calci di rigore. E la palla è sul dischetto. Segnare ora è importantissimo per partire con il piede giusto. Splendida parata. Qui il portiere ha dimostrato di avere ottimi riflessi. Del Piero calcerà dagli 11 metri. Palla da una parte, portiere dall'altra. Ha spiazzato il portiere con una finta. Così si calciano i rigori. Vuole raggiungere la parità con questo calcio di rigore. La piazza alla destra del portiere. Che freddezza! Rigore calciato con grande sicurezza. Deve averlo provato diverse volte in allenamento. Sarà lui il secondo rigorista della squadra. Rete! Il portiere si è buttato dalla parte giusta, non è riuscito a bloccare. Questo rigore potrebbe ristabilire la situazione di equilibrio tra le due squadre. Si è presentato con estrema sicurezza dal dischetto. Il portiere non è riuscito a deviare. Ecco il terzo rigorista nei pressi del dischetto. Spiazza il portiere in sacca. Ha spiazzato il portiere con freddezza. Si è capito subito che non avrebbe sbagliato. L'Italia ha la possibilità di pareggiare i conti con questo calcio di rigore. Colpisce il palo, clamoroso. Qui il portiere è stato fortunato. È stata una questione di centimetri. È un rigore questo che potrebbe chiudere definitivamente i giochi. Non deve far entrare questa palla o è finita. Incredibile, doveva pararla a tutti i costi e ci è riuscito. Deve segnare per mantenere la sua squadra in gara. La responsabilità di evitare la sconfitta è tutta sulle sue spalle. C'è il gol, i tifosi fanno bene a crederci ancora. Un rigore che vale la vittoria. Donnarumma è l'ultima speranza della sua squadra. Parato, mantiene in corsa la sua squadra. Grande il portiere, anche se un rigore parato è sempre un rigore sbagliato. E ora si va ad oltranza. Perfetta esecuzione sulla destra. L'importante quando si calcia un rigore è avere la convinzione e lui ce l'ha avuta. Qui non possono sbagliare. Se non entra, hanno perso. È il rigore decisivo. Non può permettersi di sbagliare. La mette dentro e la sua squadra può respirare almeno per un attimo. Bonucci tirerà il settimo rigore. Centrale ma potente. È riuscito a guardare il movimento del portiere prima di tirare. E questo rigore va messo dentro, altrimenti il match è deciso. Freddissimo. Non doveva sbagliare, non ha sbagliato. Otto rigori, roba da perdere il conto. Una parata fantastica. Il portiere deve avergli letto nel pensiero. Sapeva esattamente come avrebbe calciato. Deve assolutamente parare questo rigore. Incredibile, doveva pararlo a tutti i costi e ci è riuscito. Bravo il portiere, anche se non è stato un tiro irresistibile.
deve andare il capitano. Questo rigore deve essere suo, per il bene della sua squadra. E il portiere la vede passare alla sua destra. Aveva capito dove si sarebbe buttato il portiere e non si è lasciato per niente tradire dall'emozione. È il rigore decisivo, non può permettersi di sbagliare. È dentro, c'è ancora speranza. Rigore tirato alla perfezione, non ha mai staccato gli occhi dal portiere. Siamo al decimo rigore, chi l'avrebbe mai detto? Ha tenuto i nervi saldi, questo gli ha permesso di non dare scampo al portiere. La responsabilità di evitare la sconfitta è tutta sulle sue spalle. C'è il gol, i tifosi fanno bene a crederci ancora. Si è presentato con estrema sicurezza dal dischetto. Il portiere non è riuscito a deviare. Due portieri di fronte, una scena abbastanza inusuale. Una sfida di nervi e di testa fra i due. L'importante quando si calcia un rigore è avere la convinzione, e lui ce l'ha avuta. È il rigore decisivo, non può permettersi di sbagliare. Freddissimo, non doveva sbagliare, non ha sbagliato. Tutti i rigoristi hanno già tirato, ma non è finita. Portiere spiazzato, palla dentro. Ha preso la decisione giusta, ha insaccato la palla nell'angolo opposto. E questo rigore va messo dentro, altrimenti il match è deciso. La mette dentro e la sua squadra può respirare almeno per un attimo. Belotti sta per calciare dal dischetto. Il portiere intuisce la direzione del tiro, la palla però va in rete lo stesso. E se questo pallone non entra, la partita è finita. È il rigore decisivo, non può permettersi di sbagliare. Freddissimo, non doveva sbagliare, non ha sbagliato. Lorenzo Insigne si fa avanti per battere il rigore. È riuscito a guardare il movimento del portiere prima di tirare. La responsabilità di evitare la sconfitta è tutta sulle sue spalle. C'è il gol, i tifosi fanno bene a crederci ancora. Palla da una parte, portiere dall'altra. Un'esecuzione perfetta. Bernardeschi sarà il prossimo a tirare. Aveva capito dove si sarebbe buttato il portiere e non si è lasciato per niente tradire dall'emozione. È il rigore decisivo. Non può permettersi di sbagliare. E con questo tiro ha deciso la partita. Una partita durissima, in grande equilibrio. E alla fine ha vinto chi ha avuto il sangue più freddo. I rigori non sono una questione di fortuna, richiedono freddezza, tecnica, coraggio. E questa squadra ha dimostrato di averne in abbondanza.